Siamo di nuovo qui con il dottor Giorgio Vitali, illuminare di tanta scienza che sappiamo oramai da lunga data, e oggi ci vuole ribadire alcuni argomenti e ampliare il discorso sulla chemioterapia e altre terapie più o meno ufficializzate. Grazie. Prego, dottore. Allora, intanto siamo qui su un ponte che sembra di stare storico. Sembra di stare veramente nell'India, nell'antica India. Guardate lo scenario attorno. Nell'antica Birmania e quant'altro, e che scavalca un antichissimo fiume che è rimasto ancora antichissimo nella sua struttura, che è il Cremera, da cui voi potete vedere esattamente che esiste e si mantiene una natura da 3-4 mila anni ancora intatta, e questo ci dovrebbe confortare soprattutto perché noi sappiamo che, attenendoci alla natura e seguendo la natura per quanto possiamo, per quanto la nostra cultura riesce a percepire, saremo sempre vincenti contro i nemici della vita e della natura. Per entrare nel merito, visto che noi siamo partiti fino ad oggi parlando della liceità delle terapie alternative del tumore e della illiceità totale della chemioterapia, continuiamo su questo discorso. Per fare un piccolo riferimento di carattere così banale, intanto mi riferisco a una nota che ho preso ad un convegno dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE Italia. Questo medico, che fa parte dell'Associazione Medici per l'Ambiente, qualche anno fa denunciò quello che io mi sono sottolineato qui. Questo medico si chiama dottoressa Patrizia Gentilini, oncologa. Questa dottoressa ha denunciato che sono stati modificati i risultati... Un tappetino di sottofondo questa musica? Sì. Spero che smetta quanto prima. C'è un grito di allarme. Vai avanti, al vai quale avanti. Io non rispondo. Vai avanti. Sono stati modificati i risultati di studi scientifici in documenti in uso di enti pubblici. Il quaderno numero 45 di Ingegneria Ambientale a firma di Umberto Veronesi, Michele Giuliano, Mario Grasso e Vito Foà, ripreso da Regione Sicilia, Regione Toscana ed altre province, quindi sono tutte riviste dove questi documenti sono stati ripresi. Sono presi in considerazione 4 studi, tutti riportati con i dati cambiati. Va bene? Come vogliamo aggiungere? Uno studio è stato fatto in Inghilterra in prossimità di 72 inceneritori. Loro hanno tradotto che non è stata riscontrata differenza di mortalità per cancro nel raggio di 7,5 chilometri. C'è da ridere di fronte a tanta delinquenza. Dall'inceneritore invece nella ricerca... No, con sarcasmo, ridere con sarcasmo, perché... Sì, sì. Ridere sì. Certamente su argomenti. No, ma nella così... ricerca c'è scritto che dall'inceneritore invece nella ricerca è scritto il contrario. Questi con la massima tranquillità, se no per quale ragione mettevano l'industria volle Veronesi a ministro della sanità quando gli italiani stavano ribellandosi proprio perché erano stati resi edotti, avevano capito finalmente la truffa. Infatti viene riportata una diminuzione statisticamente significativa per tutte le forme di cancro man mano che si allontana dall'inceneritore. No, ma oltretutto l'inceneritore, anche sotto il profilo tecnico e operativo, è una
macchina a rendimento in perdita, come tutte le macchine, ma in particolare in doppia perdita, con rendimento in doppia perdita, in quanto l'inceneritore, per poter incenerire qualunque materia prima o materia di scarto, deve comunque avere ci vuole poco, cioè... no, bisogna dare energia, sì. Quindi bisogna spendere pure in energia per tipo gasolio, petrolio, gas, ed è quello che vogliono ottenere, certo. Il consumo di petrolio, esattamente, quindi allora da una parte è del tutto inefficace, del tutto improduttivo, del tutto inaffidabile come tecnologia per recuperare distruggere materia potenzialmente inquinante. No, ma in realtà potrebbe producono essere riutilizzato in realtà producono molto più materiale inquinante di quello che distruggono, che inizialmente sarebbe dovuto essere distrutto. E qui veniamo al dunque. Però prima di arrivare al dunque, cioè la lettura di un articolo interessantissimo pubblicato su questa rivista Medicina Naturale, che è una rivista del 91. Qui c'è un articolo importantissimo scritto da una ricercatrice, ma di quelle ricercatrici vere, cioè non è che quelle che ricercano nel loro cervello. Ricercano la titina. Validissimo anche quello, ma che ricercano nel loro cervello. Questa è una ricercatrice che ricerca sacrificando la vivisezione, quindi sacrificando le cavie e tutto il resto. Ma prima di arrivare a questo, ci leggiamo un'altra cosetta, perché è bene che i nostri amici si rendano conto che cosa vuol dire il mercato della salute. Questo è un numero della rivista che ho già fatto vedere altre volte, del Medical Letter. On Drugs and Therapeutics. Allora, forse sicuramente qualcuno di voi saprà che a seguito di una constatazione che le popolazioni che si nutrono essenzialmente di pesce non hanno infarti, ed è vero, poi a un certo punto hanno pensato bene di fare delle capsule contenenti i famosi oli omega 3 e omega 6. Non solo, ma alcuni di questi prodotti sono stati anche registrati, sono stati somministrati dal Servizio Sanitario Nazionale. E in ciò niente di male, se non che non servono un cazzo. Allora il discorso è un altro. Cioè, io sono convintissimo, e lo dico, che un'alimentazione in prevalenza di pesce è utilissimo, perché effettivamente gli omega 3 interferiscono. Sono delle sostanze che facilitano, sono antiossidanti. Quindi gli antiossidanti servono, ma se integrano un'alimentazione di per se stessa, non è che tu mangi quello che ti pare e poi alla fine ti prendi due capsule di omega 3, che è quello che volevano loro signori, questi falsari. Una speculazione pure bella e buona. Infatti, eccolo qui, integratori di olio di pesce. Food and Drug Administration ha approvato due prodotti contenenti acidi grassi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma veniamo alla conclusione. Studi clinici, prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari. Uno studio principalmente di prevenzione primaria, Diet and Omega 3 Intervention Trial, condotto su 563 uomini anziani ad alto rischio, trattati con 2,4 grammi DIE di PUFA, che sono gli omega 3, oppure con olio di mais per 3 anni, ha osservato che si sono verificati eventi cardiovascolari fatali e non fatali in 32 su 282 pazienti randomizzati a PUFA, no, omega 3, e in 36 su 281 di quelli trattati con placebo. Quindi, sì, praticamente. È meglio il placebo. No. questo è quanto. Ma noi queste cose ci servono non per dire, vedi, io sono convintissimo, e lo ripeto, dell'importanza sostanziale nell'alimentazione di base della presenza degli omega 3. Ma come alimentazione di base, cioè se tu ti nutri, truffa non che tu hai fatto. Non può essere un'integrazione all'alimentazione normale. Esattamente, ma non è, quella è una truffa. E questo è quanto. Tanto per riferirci, e poi adesso veniamo alla sostanza del discorso. Scusa un minuto se prendi questo qui. E veniamo alla sostanza del discorso. Si tratta di una pubblicazione
che è intitolato Il tumore come difesa. Ma cioè, non solo il cancro è curabile se affrontato in una certa maniera, ma il cancro è una difesa dell'organismo. E questa studiosa, che è la dottoressa che ha scritto questo libro intitolato Salvate il vostro corpo, è una difesa abnorme. Esattamente. Adesso io vi voglio leggere alcune cose per far capire fino a che punto di truffa, di delinquenza sono arrivati e continuano a rimanere questi che impongono la chimioterapia. Allora, state bene a sentire, cari amici. Si chiama cancro un tessuto a crescita apparentemente disordinata, maligna, che avviene a spese dei tessuti sani, i quali vengono respinti o distrutti. Per una ragione che nella maggior parte dei casi resta ancora sconosciuta, una certa cellula improvvisamente comincia a moltiplicarsi, dando origine a un gran numero di cellule simili, la cui massa è chiamata tumore. Le cellule cancerose hanno la proprietà di penetrare nelle correnti linfatiche e sanguigne e di essere trasportate dalle stesse, come accade normalmente per i globuli rossi e bianchi che si staccano dal midollo. La maggior parte delle cellule cancerose durante questa sorta di migrazione muore ed è probabilmente questa la loro fine naturale. Ma ve ne sono alcune che senza una logica precisa, quindi casualmente, si fissano in un tessuto. Ad esempio possono innestarsi sulle ossa oppure sui polmoni e lì iniziare a proliferare dando origine a dei tumori figli chiamati metastasi. A seconda della localizzazione del tumore primitivo e dei tumori figli possono manifestarsi disturbi molto diversi. Nel caso in cui non sopraggiunga un fatto violento, come ad esempio una forte emorragia, che abbrevia brutalmente il corso della malattia, la crescita dei tumori provoca un indebolimento progressivo che porta alla morte del malato. Esiste un parassita, il vischio, che distrugge nello stesso modo l'albero su cui cresce. Tant'è vero che c'è una cura messa in atto dalla medicina antroposofica a base di vischio, proprio per questa ragione. E mi risulta che moltissime persone sono state guarite e continua a farsi questa terapia. Il catrame. Ricerche fatte sugli animali hanno permesso di scoprire alcune sostanze chimiche portatrici del cancro, che vengono perciò chiamate sostanze cancerogene. Uno di queste è il catrame. Se per caso si applica con sistematicità, giorno dopo giorno, un po' di catrame sulla pelle rasata di un tumorino bianco, si constata che dopo alcune settimane la pelle si è irritata, è diventata squamosa, quindi nel punto che è venuta a contatto con il catrame si forma un tumore a crescita variabile che finisce per uccidere l'animale. Ma il tumore si forma provocato dal catrame. A qualcuno gli ha fatto venire in mente qualcosa, infatti gli è venuto in mente a questa ricercatrice. Ma allora, se il danno è provocato dal catrame, infatti, che la pericolosità è il catrame, il tumore è la reazione... Gli stradini, che una volta scioglievano il catrame, esatto, e quindi assorbivano i vapori del catrame, esatto, bollente, morivano in buona percentuale per tumore ai polmoni. Ma il tumore è la reazione dell'organismo all'invasione della sostanza. Nessuno nocia ha mai fatto un'indagine su quel demoscopica statistica su quel tipo di lavoro. Perché i vecchi tipografi? Ah, anche. Ma è la stessa cosa, concettualmente. È qui che è cambiato il parametro di riferimento. Allora, tu c'è un tumore provocato dal catrame e tu a quello lì che ha il tumore, che è una difesa, gli dai un altro catrame, peggio del catrame, che è la chemioterapia? E questa è la logica. Ecco perché ho voluto leggere questo articolo. Ma andiamo avanti. Se un fumatore per 20 anni, giorno dopo giorno, deposita un po' di catrame sui bronchi, la loro mucosa si irrita e si infiamma. Il bronco cerca allora di eliminare il catrame che lo contamina, emettendo del muco che viene espulso grazie alla tosse. Tuttavia non è possibile espellerlo tutto. Allora dalla mucosa, ormai irritata, in modo cronico, nasce un tumore canceroso. È evidente. Se non lo puoi espellere in una certa maniera, fai un tumore per allontanarlo comunque dal tessuto che ti interessa. Perché nel momento in cui tu alzi qualcosa, fai un tumore... Quello è allontanato
E tu a questa persona qui gli vai a dare un'altra porcata, gli vai a inserire un'altra porcata. Ma è possibile che questi mascalzoni non riescano a capire queste cose? Andiamo avanti. Esistono nel nostro ambiente delle sostanze naturali cancerogene, come i raggi ultravioletti dello spettro solare, le emissioni delle rogge radioattive e i raggi cosmici, l'arsenico che dal suolo passa negli alimenti e nell'acqua potabile. Queste sostanze sono sempre esistite sulla Terra, ma non hanno certo ostacolato la vita sul nostro pianeta. Si tratta comunque di sostanze cancerogene naturali, presenti in quantità limitate, poco abbondanti e poco nocive. Andiamo avanti. L'articolo è molto articolato, molto complesso, e io ne leggo solo una parte, ma quello che mi interessa è di riuscire a far capire che ci si può arrivare con ragionamento a negare la chemioterapia. Anche da parte di una ricercatrice come questa, che è una ricercatrice vera e propria, che lavora sui topolini. La mia ipotesi è che i tumori, dapprima benigni e poi maligni, non siano altro che una forma particolare di quei meccanismi difensivi. In questo modo la formazione di tumori cancerogeni, che colpisce circa un quarto delle popolazioni dei paesi industrializzati, non costituirebbe un fenomeno aberrante, incomprensibile e gratuito, ma una reazione a uno stato di allarme. Una volta formulata questa ipotesi, mi sono impegnata a dimostrarne la veridicità, quindi ho fatto la ricerca e tutto il resto. Ho eseguito prelievi asettici e tessuti, parla del pus che è venuto che lei ha potuto analizzare e ha notato che c'è una presenza particolare di batteri. Quindi questa, come dire, simbiosi tra tutti questi batteri che sistematicamente non vengono presi nemmeno in considerazione quando uno c'ha un tumore. Mentre lei ha fatto tutte le ricerche sui topolini, è andato avanti per anni, ci ha scritto un libro, ha notato la presenza di certi batteri presenti e di certi derivati di quei batteri. Ipotesi. Non può essere che, appunto, tra l'altro noi sappiamo che di fronte all'infezione e della cosa abbiamo rubor, calor e tumor. Questo lo dicevano gli antichi. Allora, questo tumore è anche provocato, no? È anche provocato dalla presenza di certi tipi di batteri. Andiamo avanti. E con questo sì. Quello che mi interessa è un altro punto, perché questa ricercatrice, che è una ricercatrice che si basa appunto su studi concreti, ha constatato un'altra cosa, che è quello che mi interessa dirlo, perché qui arriviamo a un'altra concezione, lei ci arriva da un'altra strada, allora dell'origine psicosomatica del tumore. Questi esperimenti hanno quindi dimostrato la nostra ipotesi di lavoro, che cioè nel caso particolare del topo, il tumore cancerogeno ha veramente protetto l'animale dall'azione nociva della tossina emolitica di origine microbica iniettata nel flusso sanguigno. Quindi ha fatto l'operazione inversa. Lei ha iniettato nel flusso sanguigno una toccina e il topo ha reagito creando il tumore. Allora il tumore è una reazione. E non è all'origine, tu a quelle persone lì invece di andargli a togliere, a ricercare la tossina, gli dai la chemio. Ti ricordi che io ti avevo parlato del formitrol che io prendevo? Sì, 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 sì. Il tumore che tu hai avuto, il tumore che era la reazione al formitrol. Proprio nello stesso identico punto, alla formalina, che si annidava esattamente. Nell'alveo fra la gola e la narice. Ovviamente è possibile mitigare le sue sofferenze, a volte anche in modo straordinario, ma non è possibile cambiare il corso fatale della malattia. Se il metodo di cura che propongo, semplice e logico, può giovare in casi estremamente gravi che sfuggono alle normali terapie, allora vuol dire che si basa su dati reali. Perciò, se riesce a influire su casi critici, dovrebbe a maggior ragione influire su malati che, curati e liberati dal loro tumore maligno, corrono il pericolo di diventare recidivi e devono perciò essere protetti. Altra considerazione, se consideriamo il tessuto tumorale come una reazione di difesa, possiamo anche capire come mai sia così raro che in uno stesso individuo coesistono due tumori di natura diversa. Impossibile. Ma su,
a chi le dobbiamo andare a dire queste cose? Quando tu hai detto, dottore, c'ho il tumore, ah, c'ho un tumore, adesso iniziamo una chemioterapia, ma che sti, si maledetto, ti vuoi andare a leggere qualcosa? Tossicomani, perché sono tossicomani, cioè sono intossicati dal dottrinarismo che loro subiscono acriticamente. Dei pubblicitari che sono tutti cocainomani ieri, per una buona parte quantomeno. Se un tumore assicura il compito della difesa, l'organismo non ha nessun bisogno di formarne un altro. Ciò avviene invece se il tumore guarisce e si ricreano le stesse condizioni di carenze, di intossicazione e di infezione. Gli viene un altro tumore. Io con questo ho quasi concluso. Finisco proprio, arriviamo a quello, sperando di essere riuscito a far capire ai nostri amici che noi abbiamo ragione. Però anche che questo è un articolo che è pubblicato di un libro nel 1991 su cui non si è mai parlato. 22 anni fa. Su cui, e che io ho trovato in una mia vecchia collezione di medicina naturale, che ogni tanto ho le buone intenzioni di andare a sfrugugliare, se no non l'avrei nemmeno trovata, né me lo sarei ricordato. Conclusione. Esiste una categoria di malati particolarmente difficile da curare. Si tratta degli ipertesi, degli ipersensibili. In questi malati un'eccessiva tensione del sistema nervoso centrale produce in vicinanza delle vie conduttrici al cervello dei disturbi neurovegetativi a livello dell'intestino e una perturbazione del suo corretto funzionamento. Compaiono allora le stipsi o forme di diarrea di tipo nervoso, accompagnate da una dilatazione dei vasi che aumenta la permeabilità della parete intestinale e favorisce il passaggio dei germi. Per quanto poco la flora intestinale sia patogena e i disturbi siano frequenti, si mantengono le condizioni del manifestarsi del cancro o un'eventuale ricaduta. Abbiamo così dimostrato, per via diversa, che non è quella psicologica o psichiatrica, l'origine psicosomatica del tumore. E l'abbiamo dimostrata per via diversa, direttamente partendo da uno studio di carattere puramente meccanico. O razionale, o razionalista, che dir si voglia. E con questo per oggi abbiamo chiuso. Ciao a tutti.